di un sistema di regole e non hai più il potere di decidere, la politica è impotente e quindi si forma una casta burocratica. Prendo qualche puntura di stile. Allora, buongiorno Elena Simoni, scoperta tra virgolette dal Foglio con un articolo di un giornalista, abbiamo spesso ospite qui Massimiliano Lenzi, oggi intervistata da Repubblica, perché ha una doppia condizione particolarmente stupefacente nello scenario di oggi: è cugina di Renzi ma è anti-renziana. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Si Elisa sente... innanzitutto, non Elena. Elisa, ma... sì, ho fatto un errore, scusi. Ma si figuri. La questione della cugina è abbastanza banale, erano cugini nonni, ma succede nei piccoli paesi, nei piccoli centri della Toscana. Sì, non sono anti-renziana, ho fatto non la storia a Matteo, ma sicuramente abbiamo fatto percorsi in questi anni che ci hanno visto fare battaglie politiche diverse. Sì, Repubblica titola la sua intervista: Matteo ci ruba anche la sinistra, dobbiamo cambiare. No, questo non c'è dubbio, questo è dubbio. Quello che io ho detto oggi l'ho detto convintamente, noi come minoranza non abbiamo svolto la nostra funzione. Lei ha votato la mozione Cuperlo. Io ho votato la mozione Cuperlo e oggi penso che la nostra posizione sia una posizione, diciamo, che non ha una grande utilità, nel senso che non basta dire siamo la sinistra del PD quando Matteo Renzi ci porta nel PSE, diventa un leader dei progressisti e nello stesso tempo fa una manovra che io condivido, avrei qualche appunto da fare, ma che comunque parla al nostro popolo, parla agli ultimi, parla ai giovani, insomma dice le cose che io mi volevo sentir dire. Poi ci sono alcuni elementi sulla questione che cosa, del lavoro. Che cosa la lascia perplessa, dico, oltre ai dettagli? Nella se tutto questo accade, questo scippo, questa supplenza, che cosa la lascia perplessa invece nella politica di Renzi, nella sua figura? Allora la perplessità che le dicevo è di merito rispetto alla manovra che ha presentato, riguarda due o tre questioni, per esempio il fatto che sugli aspetti che riguardano il lavoro ho dei dubbi che si possa trovare la copertura per il reddito minimo e nello stesso tempo penso anche che quell'apertura totale sulla contrattualistica non aiuti a far diventare i giovani meno precari, ma questo lo lavoreremo nell'aula parlamentare emendando anche quello che arriverà. Certo, questo, ma voglio dire più in generale, oltre al dettaglio, cioè perché secondo lei Renzi non è il miglior leader possibile per la sinistra? Ma guardi, io non penso questo, eh. Allora, vorrei che si facesse chiarezza. Io ho avuto posizioni diverse da quelle di Matteo Renzi nel passato e pronto? Assolutamente, la sentiamo. La sentiamo forte e chiaro. Sì, non ho più il ritorno e quindi pensavo di non essere in linea. No, ci siamo. Dicevo, ho avuto posizioni diverse. Si figuri nel passato se le togliamo la linea quando lei sta spiegando il punto più cruciale. Ho avuto posizioni, le dicevo, diverse da Matteo Renzi. Devo dire che in quelle posizioni comunque a me è andata sempre molto bene, nel senso che l'ho sempre battuto quando ci siamo scontrati con i suoi uomini alle scorse primarie, insomma, sono arrivata prima. Lei quindi dice non ha una classe dirigente, i suoi uomini non hanno un radicamento territoriale. Anche in questo passaggio si dimostra che non esiste un marchio Renzi, esiste una cultura politica e lui ha impresso che è quella della discontinuità, del rinnovamento, ma quando la interpreta qualcun altro, per esempio io la interpretai essendo bersaniana, vinco, e quando la interpreta qualche sindaco adesso che non è renziano, vince. Quindi è evidente che i voti di Matteo Renzi non sono trasferibili. Ma vi stavo dicendo una cosa che secondo me è sostanziale: io non l'ho appoggiato nel passato, ma per una ragione molto semplice. Non l'ho appoggiato perché il Renzi di adesso non è il Renzi di allora. Io vorrei ricordare che il Matteo Renzi di ora, che io ho chiamato come un leader che vuol fare il capo dei riformisti, aveva un impianto di politica economica e del lavoro che era vicino a quella di Kine e di Zingales. Cioè, come dire, io sono rimasta ferma, forse si è spostato Matteo Renzi, e quindi come allora lo criticavo in quell'impianto, la seconda Leopolda, il programma delle primarie contro Bersani, che aveva una politica del lavoro molto liberista, oggi che fa quelle proposte e che si pone come si è posto, dico
sono disponibile a sostenerti, e poi sono disponibile anche a sostenerlo, perché ci vuole una grande responsabilità, la può avere solo il PD. Matteo Renzi è l'unica nostra speranza. Se fallisce Matteo Renzi, fallisce il paese e sicuramente fallisce il centro-sinistra. Ma lo ripeto, stando al merito, il Matteo Renzi di oggi è quello che dice, non è esattamente quello che diceva 2 anni fa. Sì, si è un po' spostato, diciamo, al centro, alla sua sinistra per governare e sta il interpretando partito. E sta interpretando quella sinistra in maniera moderna, e secondo me riuscirà anche a imprimere una visione post-ideologica alla sinistra, addirittura sul piano europeo. È per quello che io dico nell'intervista, quello che dico: noi non possiamo avere un linguaggio ideologico nel momento che siamo già in una fase che lui impone post ideologica. I linguaggi devono essere gli stessi se vogliamo dialogare con lui, sostenerlo oppure essere interlocutori, ma non possiamo parlare lingue differenti, e oggi il vocabolario è il suo, non il nostro. Ma il contratto triennale con 8 possibili licenziamenti, le sembra una cosa che ha fatto infuriare la Camusso? Le sembra una cosa, diciamo, che denota uno spostamento a sinistra? La soluzione migliore? No, lui sicuramente fa un'operazione molto, molto, come dire, anche molto intelligente politicamente. Da un lato, con l'operazione IRPEF, con ovviamente aiutare chi ha meno, e con anche altre questioni tipo il reddito minimo, chiamiamolo così per semplicità, ovviamente ha una posizione tutta di sinistra. E poi sulla parte della contrattualistica invece, diciamo, accarezza più il pelo anche a impianti che abbiamo conosciuto, che non hanno sicuramente uno stampo quale quello che dicevo. Ma a me lì non mi preoccupa il concetto se la politica del lavoro è di destra o di sinistra. A me in quel passaggio lì mi preoccupano due cose, che riguarda sia l'apprendistato che la proroga dei contratti. Per l'apprendistato c'è la totale abolizione della formazione. Ecco, perché si dice fatta male? Tra fatta male e non farla c'è fatta bene. Siccome Matteo Renzi è un uomo ambizioso, lavorerei su quello. L'altra questione che lei ricordava, non solo non c'è più il limite della proroga, ma non c'è nemmeno più l'obbligo di esprimere la causalità del contratto. Cioè c'è una liberalizzazione totale. Ora, se è vero quello che il Presidente del Consiglio dice, che la Fornero su quella partita lì aveva condannato sia imprenditori che lavoratori, non aveva sicuramente agevolato nessuno, ho paura che con questo passaggio che viene proposto, anche se dobbiamo vedere poi veramente quale sarà il testo, la proposta reale, noi andiamo sostanzialmente a dare una mano solo alle imprese, ma non so quanto riusciamo ad arginare la precarietà. Forse qualche vincolo in più dovremmo mettercelo, ma come le dicevo, il lavoro, l'aula cercherà di fare il possibile per fare in modo che si generino più opportunità per i giovani e non ci siano dei vincoli per le imprese, per magari essere un pochino vivaci anche nel prendere ragazzi, ma nello stesso tempo dobbiamo difendere la dignità di quei lavoratori che fino a oggi, lo dice anche il Presidente del Consiglio, di dignità ne hanno avuta poca, perché alcuni lavoratori di diritti non ne hanno oggi nel nostro ordinamento. Bene, allora grazie per questa testimonianza. Che pensa, però dell'incontro fra Renzi e D'Alema? Ha seguito? Che impressione ha avuto? C'ero ieri, ecco. ero lì come potevo mancare. Dalle è stata una conciliazione? È stata assolutamente una conciliazione, secondo me la conciliazione c'era da qualche settimana. Come le ho detto in premessa, Matteo Renzi ha l'ambizione di fare il leader dei progressisti in Europa, non vuole essere secondo o terzo, vuole essere a fianco di Schulz. Abbiamo visto l'incontro di Hollande, per quell'Europa, per l'Europa del PSE, per i progressisti europei, D'Alema, mi permetta la parola, serve a Matteo Renzi, perché è un uomo che ha ancora una grande autorevolezza in quel mondo, e quindi questo gli è utile. E forse anche Matteo Renzi, come dire, in questa fase può essere, ci può essere un matrimonio di comuni interessi, che però sono anche gli interessi della sinistra. E quindi ho visto bene ieri, oltre ad essere stato un incontro molto interessante sulla questione che riguarda l'Europa, cioè Matteo Renzi e Massimo D'Alema dicono una cosa che condivido molto, che è questa: dire più Europa oggi fa perdere le elezioni, dire però, come dicono per esempio i grillini, no all'Europa vuol dire essere degli irresponsabili. Allora noi dobbiamo dire un'altra Europa, e dobbiamo dire quale Europa. Ecco, questo era il punto dell'incontro di ieri, tra l'altro un incontro anche molto divertente, perché ci sono
punzecchiati come sanno fare loro, e questo penso sia utile alla sinistra, penso sia utile a questo passaggio europeo, e spero sia utile, visto che dall'Europa dobbiamo avere molto poi all'Italia. Bene, allora ringraziamo. Ringrazio lei. Ringraziamo. Grazie, Elisa, per questa testimonianza, la diciamo deputata più vicina a D'Alema e a Bersani in questo momento, malgrado il suo legame di affiliazione con Matteo Renzi. Ringraziamo Elisa Simoni. La sua testimonianza però è la fotografia di questo, diciamo, avvicinamento, sì, così importante che vi raccontavamo. Ci fermiamo per il GR e per la viabilità.